viabilità. Esatto, il comune riqualificando una zona con la viabilità. Incontro utile quello tra il sindaco di Mondolfo e i rappresentanti del comitato Noi di Fano Sud, durante il quale è stata condivisa la necessità di una viabilità alternativa all'attuale strada statale Adriatica 16, una strada congestionata dal traffico anche con mezzi pesanti che presenta un elevato tasso di incidentalità. La criticità della viabilità sono state oggetto in queste settimane di una manifestazione pacifica attraverso l'esposizione da parte dei cittadini di teli rossi davanti alle proprie abitazioni. Il comitato aveva chiesto esplicitamente ai nostri microfoni un incontro con le parti istituzionali dei comuni per discutere la possibilità di un'eventuale alternativa che possa alleggerire e mettere in sicurezza la viabilità attuale. È stato un incontro secondo me molto proficuo e poi proprio risolutivo per quello che noi stiamo chiedendo. Il progetto di una complanare che dalla rotatoria di Tombaccia si congiunga alla bretella che già Mondolfo ha costruito ai tempi della terza corsia dell'autostrada. Ed è l'opera che noi chiediamo perché consente di alleggerire il traffico pesante e veloce di questa strada nazionale, di declassare questa nazionale in strada comunale, in modo che si possano eseguire delle opere di riqualificazione, tipo intubare i fossi, creare una pista pedonale, creare, se vogliamo, anche un arredo, fare delle rotatorie che consentano quindi lo stesso una viabilità migliore, in modo che il turista che arriva ha una, e anche noi che ci viviamo soprattutto, anche ha una vivibilità. All'incontro sono intervenuti i rappresentanti dei comuni chiamati in causa, tra cui anche il sindaco di Mondolfo. È stato un incontro molto utile, sono contento che hanno interpellato anche noi del comune di Mondolfo, anche perché questa opera è un'opera importante per il comune di Mondolfo, per il comune di San Costanzo e per il comune di Fano, un collegamento che è rimasto incompiuto. Qui siamo nella complanare di Marotta che non è mai proseguita per San Costanzo e per Fano. A nostro avviso questo progetto deve essere ripreso dalle istituzioni, che devono prendere in seria considerazione i problemi che ha la strada statale, i problemi sollevati anche dal comitato, per rendere più vivibile e più sicuri i centri abitati di Marotta, di Ponte Sasso, di Torretta e Metauriglia, che sono anche delle località turistiche, e quindi bisogna anche puntare sullo sviluppo turistico migliorandone la viabilità. Quali saranno, sindaco, gli sviluppi? Ma adesso mi sentirò presto con gli altri sindaci, il sindaco di San Costanzo e il sindaco di Fano, perché questo percorso ritengo che deve essere fatto assieme, perché fatto assieme porta poi a un maggiore risultato, quindi li contatterò presto. Una problematica in sospeso che preme i residenti della zona, oltre alla sicurezza della viabilità e la mancata visibilità di immissione sulla statale dalle strade secondarie, dove spesso sostano veicoli ostruendo il campo visibile nel dare precedenza. Le macchine, per mancanza di garage, non so per quale motivo, comunque parcheggiano su entrambi i lati. Noi non abbiamo visibilità quando usciamo dalla strada privata e molte volte ci si è dovuti frenare giusto in tempo, perché giustamente è pericoloso, e ci sono stati anche degli incidenti là. E anche a volte fermano persino dei mezzi, dei tipo furgoncini, queste cose qui, che proprio praticamente ti tolgono la visibilità in tutte e due le direzioni. Dicono che lì è divieto di sosta, però i cartelli io non ne vedo. I vigili urbani non è che fanno molte multe, però non essendoci un cartello, logicamente le persone si sostano. Abbiamo fatto molte volte segnalazione al comune, ai vigili urbani, però non c'è stata mai né una risposta, né in positivo né in negativo. Non lo so per quale motivo. Però qua è veramente impraticabile.